Ciao a tutti gli amici degli Apriscatole. Oggi andremo a scoprire un gioco che forse molti di voi già conosceranno. Stiamo parlando di Tsuro, il gioco del sentiero. Tsuro è un gioco da tavolo ideato da Tom McMarshy, da 1 a 8 giocatori, e è arrivato in Italia finalmente grazie alla DV Giochi. Ricordiamo che oltre alla versione principale ne esistono altre due. Tsuro dei Mari e Tsuro Phoenix Rising. Oggi però scopriremo insieme a voi proprio il gioco base. Come potete immaginare dalla sua scatola, è un gioco di chiara derivazione orientale e andiamo subito a vedere il contenuto. Allora, come potete vedere, il gioco si presenta subito benissimo con questo foglio di simil carta velina che più o meno mette in chiaro quella che è la filosofia del gioco stesso, cioè crea il tuo sentiero esplorando e scoprendo, calma la mente, il tuo viaggio inizia qui. E direi che come biglietto da visita non è male. Subito dopo troviamo il regolamento, anche questo presentato in maniera molto elegante. Si apre, vediamo tutte le regole. In realtà Tsuro è un gioco semplicissimo, con due regole chiave, ma che può regalare grandi emozioni, soprattutto se si gioca in tanti. Subito dopo troviamo il tabellone, e direi che anche questo, diciamo, fa la sua bella figura, visto per intero. Il materiale è un cartoncino molto molto resistente, molto spesso, che sicuramente è un elemento di valore. Subito dopo troviamo le pedine raffiguranti i dragoni, perché in questo gioco ogni giocatore andrà a interpretare un dragone che disegnerà il percorso della sua vita incrociandosi con quello degli altri. Qui ne vediamo 8 di colori differenti, però anche questi, insomma, sono delle pedine di plastica veramente veramente ben fatte. E infine, divise in due mazzetti, troviamo le tesserine percorso. Ricordiamo che Tsuro è un gioco di piazzamento tessere e queste tesserine andranno posizionate su tutta la plancia, congiungendo le proprie linee tra loro e andando così a creare il percorso dei draghi. Dentro la scatola non c'è altro, questo è tutto il suo contenuto. Direi che per oggi vi possiamo salutare e alla prossima!